È scattato lo sciopero questa mattina al liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona per le aule interdette dopo l'allagamento dello scorso 4 novembre, dovuto ad un termosifone che perdeva acqua. Diverse aule della scuola sono inaccessibili e gli studenti sono stati costretti a ridistribuirsi nei vari laboratori ed altri spazi che non sono però adatti a regolari lezioni. 4 novembre qui al liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona siamo stati bloccati all'entrata, ci hanno collocato in aula magna perché c'era stato un problema con un termosifone che a causa di una valvola sregolata, difettosa, non si è mai capito bene, perdeva acqua e ci hanno bloccati per un'ora dentro l'aula magna per poi ridistribuirci dentro quelli che erano gli altri spazi e gli altri laboratori che questa scuola fortunatamente ha a disposizione. Pensavamo fosse una cosa temporanea e invece sono ormai passate quasi 3 settimane da quando c'è stato questo problema e non siamo ancora riusciti a ripristinare quella che è di fatto metà della scuola. E fortunatamente appunto abbiamo a disposizione gli spazi per poter ridistribuire tutti gli studenti, ma non sono comunque spazi adeguati ad uno regolare svolgimento delle lezioni. Quello che chiediamo è una velocizzazione nell'inizio dei lavori che hanno a che fare con una questione ovviamente burocratica di controllo per quanto riguarda la muratura che potrebbe aver assorbito acqua. Dopo quasi 3 settimane passate da quando è stato vietato l'accesso, gli studenti hanno messo in atto la protesta per stimolare e velocizzare l'inizio dei lavori e quindi il ripristino della struttura. La protesta comunque continua. Certo, la protesta continua finché non rimettono in sesto le aule e finché non rimettono a posto le zone inagibili, perché comunque noi non vogliamo andare a scuola e magari delle volte non avere la possibilità di fare lezione, oppure se abbiamo la possibilità di fare lezione non farla correttamente o decentemente, appunto. Noi non siamo in grado di svolgere la didattica in maniera normale perché siamo dislocati in ambienti non consoni dove spesso non abbiamo neppure i banchi o se abbiamo dei piani d'appoggio non sono comunque delle aule adatte a fare lezione normalmente. Ci sono comunque dei problemi legati alla didattica delle classi che si trovavano lì, che si trovano magari in aule cinema, in aule da disegno, in laboratori, nella libreria dove svolgere lezione, l'abbiamo attestato anche noi appunto sulla nostra pelle, è infattibile. Ci rendiamo conto del disagio degli studenti, ma io ho un colloquio continuo con i ragazzi, anche ieri sono stata con loro in assemblea d'istituto e ho dato loro tutte le risposte. Chiaramente sono in interlocuzione continua con la provincia, che è già venuta ben 3 volte a fare il sopralluogo e da quello che so ha già affidato i lavori. Pertanto già lunedì saranno in loco, in sede, per poter valutare se poter iniziare il lavoro, perché il ritardo non è dovuto tanto ai tempi burocratici, quindi alla burocrazia, ma ai tempi necessari per l'asciugatura del solaio, delle mura che sono stati interessati da questo allagamento, per non dover ripetere ulteriormente, ancora una volta, i lavori.